Buonasera ai lettori di Anagna.com, siamo con l'assessore alla cultura di Anagni Carlo Marino e con il dottor Giacomo Zito, direttore del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni, giunto quest'anno alla sua 31ª edizione. Sarà un festival molto emozionante da quanto si evince dal programma. Ci può dire come e perché ha scelto gli spettacoli? La 31ª edizione non può essere da meno delle 30 edizioni precedenti, quindi ci siamo impegnati ad alzare ancora, se è possibile, quell'asticella che possa estendere l'utenza del festival allo spettro più ampio possibile. Sicuramente abbiamo condiviso con l'assessorato alla cultura le tematiche che debbano fare da fil rouge per la scelta degli spettacoli. E le tematiche che abbiamo individuato quest'anno sono l'empatia e la gentilezza. In un frangente storico dove queste due parole hanno un significato veramente importante e possono essere in qualche modo anche un faro che illumini una strada diversa, sicuramente migliore rispetto ai tempi che stiamo vivendo, non semplici, non facili. Quindi abbiamo già dall'inaugurazione individuato uno spettacolo che sicuramente ha in sé queste caratteristiche. È L'Incanto del Cavaliere, Don Chisciotte, quindi proprio un simbolo, no, della gentilezza, che è messo in scena dall'Accademia Creativa. E dopo l'inaugurazione seguiranno gli altri spettacoli, il 24 Caravaggio il Maledetto con Primo Reggiani e il 25 uno spettacolo che è già un cult del teatro italiano, Fra San Francesco Superstar del Medioevo con il grande Giovanni Scifoni. Abbiamo anche però delle occasioni di approfondimento legate alla presentazione di un romanzo che è una novità di Maria Cristina Maselli, Sigismondo e Isotta. Segue uno spettacolo che sarà una sorpresa per tutti, è quasi una prima, Strighe Maledette di Stivalaccio Teatro, dove il concetto di empatia e di gentilezza è in qualche modo visto al contrario. In effetti si parla proprio del femminicidio in questi spettacoli, quindi nell'assenza di empatia e di gentilezza, parlando della caccia alle streghe nell'Italia settentrionale. Segue uno spettacolo a cui teniamo tantissimo, questo è il 29 di agosto, Bombe su Anagni, che racconta il terribile bombardamento del 1944, che ancora è dentro, si può dire, quasi il DNA della popolazione, è molto sentito emozionalmente da tutti i cittadini. Il 30 di agosto un'attrice straordinaria, Pamela Villoresi, una delle più grandi attrici italiane, accompagnata da un gruppo di musicisti straordinari, porterà sul palco del festival Il Canto di Shakespeare e conclude il festival un vero e proprio evento, Carmina Burana con la direzione di Claudio Maria Micheli. Ecco già, insomma, dai titoli penso sia sufficiente, no, Certo. intuire che tipo di portata abbiamo deciso di dare quest'anno al festival. Grazie. Assessore, lei è l'assessore più longevo di questo festival, ben 7 edizioni organizzate da lei e dalla sua amministrazione. Ci può dire come è cambiato il festival in questi anni? Sì, l'assessore più longevo mi piace, è chiaro che c'è stato un importante lavoro di studio prima, soprattutto rispetto alle prime edizioni. Oggi è molto più semplice, lavorare al festival. Quello che abbiamo, portato come amministrazione al festival è forse il coinvolgimento delle fasce più giovani. Siamo stati, secondo me, bravi ad intuire che la trasformazione televisiva, quindi lo sviluppo delle piattaforme streaming come Netflix, che hanno un pubblico generalmente più giovane rispetto alla TV generalista, e siamo stati bravi a coinvolgere gli attori che necessariamente che fanno teatro, ma necessariamente fanno anche serie TV, e questo ci ha consentito di far avvicinare un pubblico molto più giovane al festival. E poi se ne parlava poco prima, mentre nel tragitto che ci portava qui in Aviorec, quello che abbiamo la percezione che la città di Anagni sia diventata culturalmente, abbia culturalmente accresciuto il suo appeal. Ecco, di questo siamo soddisfatti, siamo contenti, crediamo di essere sulla buona strada, e chiaramente essere sulla buona strada su un progetto significa dare sempre di più, ed è quello che stiamo provando a fare. Sappiamo che una delle novità che lei ha portato è stata quella di inserire un tema per la manifestazione che ogni anno cambia. Ci può dire qual è il tema di quest'anno e perché lo avete scelto?
Sì, abbiamo inserito un tema che fungesse da filo rosso e raccordasse la scelta di tutti gli spettacoli. Abbiamo iniziato nel 2021, mi pare, con l'edizione del festival, quella sotto Covid, e abbiamo parlato di sostenibilità, prima sostenibilità ambientale con Cristicchi, mi ricordo che portò quel bellissimo evento che parlava proprio di ambiente, poi con il concetto di sostenibilità sociale. Quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione, di farci guidare dal concetto di gentilezza e di empatia. Molte volte la gentilezza viene percepita soltanto come le buone maniere, come la pace, come l'amore, non è solo quello. Gentilezza e empatia la vogliamo affrontare nell'accezione di mettersi nei panni degli altri. Non conosciamo nessun altro mestiere, nessun'altra arte che consente di mettersi nei panni dell'altro come l'attore di teatro. Del resto c'era un anarchico russo, di cui non ricordo il nome, che estremizzando il concetto diceva che se ognuno si mettesse nei panni dell'altro, sentendo l'altro dentro di sé, probabilmente non ci sarebbe bisogno delle regole. Ecco, questo è per estremizzare il concetto che siamo in un tempo in cui abbiamo un grandissimo bisogno di gentilezza e di empatia. Certo, grazie. Dottor Zito, lei dirige numerosi teatri e festival. Ci può dire in cosa si differenzia quello di Anagni e perché gli amanti del genere non dovrebbero perderlo? È una caratteristica peculiare, quella del festival, di avere un suo principio tematico, che è quello legato alla storia della città, al momento, diciamo, di maggiore splendore, no, nel corso della storia, che è quello sicuramente medievale, legato, no, a tutte le vicende papali, a Bonifacio VIII e tutti anche i tre papi che lo hanno anticipato. E la scelta di realizzare un festival con diciamo, una natura tematica così determinata, sicuramente da un lato ci costringe a fare un grande lavoro di ricerca degli spettacoli, ma dall'altro sicuramente produce un'attrazione, no? Una curiosità nei confronti di un pubblico vastissimo, proprio per la sua specificità, che fa sì che al festival si presentino centinaia, migliaia di spettatori che non vedono l'ora di venire ad Anagni, di respirare questa atmosfera cittadina in questa cornice unica e di percepire questa osmosi, questa alchimia che nasce tra gli spettacoli e la loro perfetta collocazione scenica, con una suggestione che sappiamo noi che ogni anno mettiamo, in scena gli spettacoli in Piazza Innocenzo III, che potenza, Sì, no, ha sul abbiamo fatto pubblico, proprio. e che quindi diventa, unica. Per vedere gli spettacoli al festival, devi venire al festival. Non è la stessa cosa, lo stesso spettacolo, magari in un'altra sede o addirittura in un teatro al chiuso. Quindi penso che sia veramente una occasione preziosissima per la città di avere, no, un'amministrazione che protegge questa manifestazione che, insomma, dopo 31 anni vuol dire che ha lasciato un segno e che è un fiore all'occhiello per l'amministrazione e per la città tutta, ma soprattutto perché c'è dietro una strategia culturale che mette insieme questi elementi, cioè l'architettura di una città, la sua urbanistica, la collocazione di spettacoli che usano questi meravigliosi palazzi come scenografia naturale. E, insomma, penso che Anagni debba continuare a difendere questo festival e ne avrà sempre in cambio la risposta che noi siamo per fortuna abituati ad avere, siamo stati abituati ad avere. Ringraziamo ancora l'assessore alla cultura di Anagni Carlomarino e il dottor Giacomo Zito, direttore del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni, che lo ricordiamo si terrà dal 23 al 31 agosto e potrete visitare il programma sul nostro giornale sul sito www.anagni.com.